Radio Radicale, siamo con Riccardo Maggi di Più Europa per parlare degli sviluppi della situazione sul carcere di Santa Maria Capua Vetere, anche di una sua proposta di legge che riguarda in qualche modo anche il sovraffollamento carcerario. Allora, queste misure cautelari, nei confronti della polizia penitenziaria a seguito degli scontri dell'aprile, del 6 aprile del 2020 in quell'istituto penitenziario lasciano aperti tanti interrogativi. Innanzitutto, perché dopo più di un anno queste misure cautelari, a distanza di più di un anno c'è la possibilità di inquinare le prove, ci si poteva muovere prima, che cosa ha determinato questa azione e soprattutto alla luce di quello che disse una celeberrima frase che noi ascoltammo qui in aula, abbiamo ripristinato la legalità detta da un sottosegretario pentastellato, che cosa possiamo dire? Ma quello sulle misure cautelari così numerose, così pesanti, importanti a distanza di così tanto tempo dai fatti è uno degli interrogativi, è un interrogativo ragionevole e dovuto. Dall'altra parte evidentemente la presunzione di innocenza va sempre ricordata, rafforzata e data come premessa di ogni considerazione. Dopodiché a me la cosa più importante da dire mi sembra che se confermate queste accuse, la ricostruzione di quei fatti, che tra l'altro da quello che conosciamo sarebbe avvenuta e starebbe avvenendo sulla base di importanti elementi documentali, prove, video, filmati, eccetera, siamo di fronte a qualcosa di una gravità inaudita, cioè a una operazione organizzata, sistematica, che ha coinvolto centinaia di agenti nei confronti di circa 300 detenuti, quelli del reparto Nilo dell'Istituto di Santa Maria Capua Vetere, come rappresaglia nei confronti di detenuti e di un reparto in particolare che nei giorni precedenti aveva protestato e c'erano stati degli episodi anche gravi di protesta, di rivolta. Ricorderemo il periodo, eravamo all'inizio di aprile, della prima fase, diciamo, del primo lockdown, e quindi tutta quella fase che vide in diversi istituti penitenziari italiani delle rivolte, delle proteste forti da parte di detenuti. E questo non si può non dire perché noi siamo comunque di fronte a un'ipotesi di reato gravissima con chi in quel momento rappresenta lo Stato e ha la responsabilità dell'esecuzione penale nell'ambito della legalità e della legalità costituzionale, e quindi è un atto che, se confermato, ha un valore, viene da dire, eversivo ai massimi livelli, anticostituzionale, oltre a poggiare su delle modalità e a essere stato attuato su delle modalità, da quello che apprendiamo, diciamo, dal GIP e dalle carte della inchiesta, con una particolare crudeltà, sistematicità, metodicità prolungata nel tempo, eccetera, e organizzata. Questo è quello che mi viene da dire. E il riferimento che facevi tu alla risposta che diede il Ministero, perché poi, insomma, è la risposta del Ministero, venne delegato il sottosegretario Ferraresi, ma Che insomma avrà preso le Non sue. penso che il ministro Bonafede possa smentire o voglia smentire quelle affermazioni che il ministero diede all'interpellanza urgente che io presentai. Era l'ottobre del 2020, l'ottobre scorso, e venne definita quella operazione come un'operazione di doveroso ripristino della legalità nell'ambito di quel carcere. Quello che io replicai all'epoca, che a maggior ragione alla luce di quello che stiamo apprendendo ora mi sento di ridire, è che reputo grave che i rappresentanti delle istituzioni, in particolare chi ha la responsabilità del Ministero della Giustizia, non abbia detto all'epoca, non abbia usato il condizionale, cioè si può dire che c'è fiducia in tutta la polizia penitenziaria, che la maggior parte della polizia penitenziaria sono persone che svolgono un lavoro delicatissimo, durissimo, in condizioni difficili, che c'è la presunzione dell'innocenza, ma dire che se quei fatti fossero
confermati, saranno confermati, siamo di fronte a qualcosa di gravissimo che deve avere una punizione, che deve essere fatta giustizia. Non capisco perché questa reticenza a dire questo in quel momento. Perché i fatti, diciamo, che erano... Noi abbiamo visto parecchi resoconti giornalistici, ce ne fu uno drammatico di Nello Trocchia su Domani. Perché, ecco, a quelli retroscene, anche le notizie che sapeva l'ufficio del garante delle persone private della libertà, non avevano ricevuto credito fino ad adesso? Ma in realtà avevano ricevuto credito da parte dell'informazione, da parte del garante regionale, che poi anche lui ha fatto degli esposti, da parte di alcune associazioni, le più attive, penso ad Antigone, che avevano denunciato, da parte di alcuni legali che avevano ricevuto dai loro assistiti o dalle famiglie dei loro assistiti l'informazione che era avvenuto qualcosa che effettivamente da subito, per la quantità di testimonianze, sembrava qualcosa di su larga scala, diciamo così, cioè qualcosa di che aveva coinvolto decine e decine e decine di persone. Aveva avuto ascolto evidentemente anche nella procura, perché poi le indagini sono andate avanti. Si può discutere sui tempi lunghi e sulla opportunità delle misure cautelari, ma quella è un'altra questione. Le indagini sono andate avanti e, ripeto, mi è sembrato inadeguato e non all'altezza del loro ruolo la reazione che ebbe all'epoca il Ministero, che anche in termini, diciamo, dubitativi o comunque, diciamo, di cautela avrebbe potuto esprimere, diciamo, sottolineare la gravità di quell'ipotesi. Sarebbe fantascienza pensare che la Cartabia in quel contesto venisse qui e dicesse: abbiamo ripristinato la legalità. Cioè, la differenza tra allora e oggi sono i vertici del DAP e anche i vertici del Ministero della Giustizia. Oggi chi si esporrebbe a dire una cosa del genere? Beh, la domanda che noi ponevamo era se ci fosse stata un'informazione di quella operazione all'interno, nella catena di comando, che risalisse la catena di comando fino al DAP. La risposta fu che quell'operazione era un'operazione di perquisizione straordinaria che era stata disposta, che quel giorno proprio non c'era il direttore dell'istituto, perché per ferie o per malattia, non ricordo, e che quindi c'era solo il comandante della Polizia Penitenziaria. Tra l'altro, questo mi fa aprire una parentesi rispetto alla inopportunità, per fortuna messa da parte per il momento, di proposte che prevedono in qualche modo, diciamo, l'equiparazione in termini gerarchici del comandante della Polizia Penitenziaria rispetto a quello al direttore, o addirittura il fatto che sia superfluo avere un direttore delle carceri. Ecco, invece a mio avviso è quanto mai necessario che ci siano direttori che siano presenti, formati e con l'adeguata responsabilità e anche ruolo nei confronti della Polizia Penitenziaria. Sicuramente c'è una differente sensibilità tra l'attuale ministro e quello di allora. Questo mi pare sembra abbastanza un po' come il giorno e la notte, si può dire? Un po' come il giorno e la notte, e ripeto, poi si tratta, di fronte a certe situazioni, di esprimere il massimo spirito, diciamo, di garantismo e di cautela, e però anche la fermezza nella condanna di alcuni fatti qualora accertati. Cioè, le formule, diciamo, ci sono per poterlo fare. Dunque, il partito della polizia, della Polizia Penitenziaria, insomma, ha reagito, abbiamo visto, insomma, le parole anche di Salvini. Che ne pensi? Ma io penso che sia un errore, penso che sia sbagliato e che non faccia gli interessi, appunto, della Polizia Penitenziaria. Per la quale abbiamo il massimo rispetto. Per la quale c'è il massimo rispetto, ed è proprio nell'interesse della professionalità, della onorabilità, della dignità del lavoro della Polizia Penitenziaria, che di fronte a certi fatti o alle ipotesi di reato da accertare di certi fatti si chieda che ci sia la massima attenzione nell'accertarli, e anche che, se dal caso, vengano puniti i responsabili. Altrimenti si sta avallando un'altra idea, che non è quella dell'idea della Polizia Penitenziaria, che rappresenta l'istituzione nei luoghi in cui si dà esecuzione alla pena, ma è
l'idea dell'arbitrio, della discrezionalità e dell'illegalità, e non penso che sia interesse di nessuno. Penso che Salvini faccia un gioco rischiosissimo e che vada detto chiaramente, cioè, mi preoccupa molto la timidità, la timidezza che vedo da altre parti nel rispondergli per le rime. Ultima questione, non in ordine di importanza, la tua proposta di legge sui fatti di lieve entità. Allora, se tanto mi dà tanto, no? Tu hai presentato questa proposta di legge che ha, diciamo, poche speranze di vedere almeno la luce della commissione, perché vediamo quello che sta succedendo in commissione giustizia sulla riforma del processo penale, che non arriva mai, non esce dalla sala parto. Allora, che cosa possiamo dire di questa tua proposta e di come pensi che verrà accolta e quali reati pensa di diciamo depenalizzare? Ma intanto questa proposta a mia prima firma, firmata da circa 30 deputati poi di diversi gruppi, è una proposta che interverrebbe su un articolo del testo unico degli stupefacenti, l'articolo 73, che è il principale motivo per cui in Italia si finisce in carcere. Pochi giorni fa è stato presentato il libro bianco 2012, libro bianco sulle droghe, ed emerge come sostanzialmente un terzo dei nuovi ingressi in carcere ogni anno avvengono per violazione del testo unico sugli stupefacenti. Se a questi sommiamo coloro che sono in carcere per altri reati ma che sono tossicodipendenti, raggiungiamo all'incirca la metà dei detenuti. Quindi sostanzialmente noi, con una diversa normativa sugli stupefacenti, non conosceremmo il fenomeno del sovraffollamento carcerario. Questo è il primo punto su cui servirebbe un dibattito, perché quando si parla di riforma della giustizia si parla giustamente degli aspetti ordinamentali, degli aspetti procedurali, del CSM, giustissimo, della separazione delle carriere, della custodia cautelare, ma bisogna anche parlare di quella che una volta si definiva la politica criminale, cioè di quali sono le norme che portano in carcere e rispetto a queste il legislatore cosa ritiene, nel senso, se abbiamo le carceri piene di detenuti che violano il testo unico sugli stupefacenti e non diminuisce la circolazione delle sostanze stupefacenti, forse c'è qualcosa che non funziona. In diversi paesi nel mondo ci stanno arrivando, gli Stati Uniti, che sono la patria del proibizionismo, stanno cominciando a legalizzare a partire dalla cannabis, diciamo, numerosi stati lo hanno fatto, ecco, da noi si fa fatica. Con questa proposta di legge, che è già calendarizzata in Commissione Giustizia e che è abbinata ad una della Lega di segno opposto, noi andremmo a depenalizzare i fatti di la Molinari, no? La Molinari, i fatti di lieve entità li depenalizziamo e distinguiamo su tipologie di sostanze. Per evitare che accada quello che oggi avviene, ci è stato detto nel lungo ciclo di audizioni, in 7 casi su 10 il Ministero dell'Interno, il Servizio Centrale Antidroga, ci ha raccontato si finisce in carcere anche per fatti di lieve entità. Cosa vuol dire? Vuol dire che quella fattispecie non funziona, cioè non produce nei magistrati che la leggono e che la applicano un atteggiamento diverso, meno punitivo e repressivo nei confronti di chi ha commesso, appunto, lo dice la parola, un fatto di lieve entità, che la stessa ministra Cartabia ci dice non dovrebbe avere come esito il carcere, se non in rarissime eccezioni. Invece 7 casi su 10 si va lì. Sull'aspetto politico, e concludo, il relatore avrebbe dovuto, Morrone della Lega, fare un testo base. A mio avviso sarebbe persino possibile fare un testo che tenga insieme l'impostazione del mio testo e di quello della Lega, ad esempio agendo sulle aggravanti dei reati per spaccio nei confronti dei minori. Non si è presentato in commissione. Adesso la mia richiesta, che ho fatto inviando una lettera al presidente Perantoni della Commissione Giustizia, è che lui presidente prenda il ruolo di relatore e si metta. Cioè, lui non è venuto proprio? Non si è presentato. Il relatore delle proposte abbinate. C'era un legittimo impedimento. Non mi pare che ci fosse un legittimo impedimento, anche perché poi l'ho visto presentissimo, diciamo, su altri fronti di battaglia politica, anche all'esterno di Montecitorio, ma non nella Commissione Giustizia in cui era relatore. A questo punto queste situazioni però si sbloccano, il presidente informa gli altri capogruppo e prende lui il ruolo di relatore e fa un testo base. Del resto, come figura di garanzia lo può fare. Ricordiamo anche che questi testi furono depositati nel 2019, quando c'era un'altra situazione politica. Adesso c'è una maggioranza ampia, è troppo importante che questa proposta vada avanti e non si fermi.
Va bene, allora qui c'è anche un nuovo precedente sui regolamenti parlamentari. Magari un giorno istituiranno il vice relatore per ovviare a queste situazioni. Intanto grazie a Riccardo Maggi di Più Europa, con il quale abbiamo parlato dei fatti di Santa Maria Capua Vetera e della proposta di legge sui fatti di lieve entità. Grazie. Grazie.